Come sapete, l'anno scorso la Sony ha presentato quella puttanata celestiale della PlayStation Vita e quest'anno, per non essere da meno, ha deciso di presentare una nuova console. Quello che io amo di questa console è che non solo i giochi cresceranno sugli alberi, ma hanno anche mantenuto le promesse fatte. Sarà infatti molto più semplice, più personalizzabile, più immediata, più integrata e anche più social. E più sesso. Più sesso? Ok. Ragazzi, a chi non piace andare in bici? A me piace andare in bici. Con la nuova PlayStation 4 potrete personalizzare la vostra mountain bike in una figata atomica retro razzi e cappelli da vichingo. E la vostra personalizzazione non finisce però qui. Immaginate di essere a casa seduti sul divano che guardate un porno con una nerd circondata da videogames. Siete lì, in casa, soli soletti e a un certo punto decidete di far sapere a tutti cosa state facendo. Tac! Arriva il nuovo pulsante share sul vostro joypad che vi permetterà di far sapere anche a vostra nonna il genere di porno che preferite. È una cosa che ho sempre desiderato di fare, e adesso per immortalare il momento basta premere quel dannato bottone. Quello che volevamo da questa nuova console è che in Italia non se la comprasse nessuno, perciò ci siamo detti: aggiungiamoci un sistema per scaricare i giochi online. È un'idea geniale, tanto lì a Alice, che cazzo vuoi che se la compra una console che ci mette un mese e mezzo per scaricare un semplice gioco? Questo è il motivo per cui PlayStation 4 sarà qualcosa che nessuno in Italia comprerà mai.